Il Volley Bussolengo è una società storica della provincia di Verona che opera sia nel settore maschile che nel settore femminile, partecipando a due campionati di Serie C. Dietro un esercito di ragazzi e ragazze pronti a vestire la maglia della prima squadra. Credo che siamo una realtà importante in questo senso, perché una società che mantiene tutte e due le categorie a questo livello se ne contano veramente sulle dita di una mano. E poi dietro abbiamo tutte le giovanili per ogni settore, sia maschile che femminile, e in più abbiamo il mini volley. Poi inoltre è nostra tradizione, diciamo, mantenere delle squadre per i ragazzi che magari uscendo dai giovanili, ragazzi e ragazze che uscendo dai giovanili non sono ancora, diciamo, pronte per la prima squadra. Quindi abbiamo due prime categorie maschile, per esempio, una terza maschile, abbiamo poi per quanto riguarda la femminile una seconda femminile e una terza femminile, quindi oltre alle giovanili abbiamo un bel numero di squadre. Quest'anno si festeggiano i 10 anni di attività nel settore femminile, sicuramente un traguardo importante per un movimento che oggi può contare sull'apporto di una novantina di ragazze, vera forza della società anche per la Serie C. Credo che uno dei punti favorevoli di questa squadra sia proprio questo, il fatto di puntare su ragazze giovani e molto promettenti, e credo che in questo Bussolengo sia molto, molto avanti. Di questa società non si può che parlare bene, i dirigenti lavorano con serietà e le ragazze sono perfettamente integrate. Quelle che ci sono qua fanno fatica ad andare via, quindi sicuramente è una squadra di riferimento non solo per categoria, per livello, per gioco, ma soprattutto anche per struttura della società e anche per comportamento probabilmente della dirigenza nei confronti delle atlete e di quello che si vuol fare, insomma, per il futuro. Lo Shan Bussolengo fa della collaborazione con il territorio la sua arma vincente. Da anni nel maschile lavora con la Marmilanza Verona e nel femminile punta alla crescita del giovanile. Sapete che quest'anno a Verona c'è una Serie A2 e dietro alla Serie A2 c'è un progetto molto importante al quale abbiamo aderito, ed è un progetto che coinvolge parecchie società del territorio veronese nel femminile e che ha portato a una collaborazione che porterà e ha portato diverse atlete in un'unica, diciamo, società che sta lavorando su questo settore giovanile di eccellenza. In particolare c'è un paese, Sona, che collabora con lo Shan Bussolengo fornendo ottimi elementi alle squadre giovanili. È un paese che ha sempre dato diciamo, ottimi atleti alla pallavolo veronese, e da quest'anno siamo riusciti a fare, in collaborazione con la scuola media e con il professor Baldin, che è molto appassionato di pallavolo, siamo riusciti a fare una nuova leva di pallavolo che ha portato a oggigiorno a 28 iscrizioni. Che sono un bel numero, se vogliamo, perché con una decina di ragazzini, tutti under 13, e una ventina di ragazzine, possiamo dire di aver già messo le basi su due under 13 maschili e femminili anche fuori dal territorio di Bussolengo. Lo Shan Bussolengo collabora con le scuole del distretto. Si sa infatti che è proprio in questi anni che le ragazzine scelgono lo sport da praticare. Abbiamo delle nostre allenatrici che vanno a insegnare a queste ragazzine i primi rudimenti della pallavolo. Magari cerchiamo anche di capire chi ha i piedi grandi e le mani grandi, così diventerà grande, potrà essere adatta per la pallavolo, e le invitiamo a venire a provare da noi. Giovani, territorio, scuole, ci sono quasi tutti gli elementi per far bene, mancano solo i genitori. Lo Shan Bussolengo ha pensato proprio a loro, coinvolgendoli nella crescita sportiva dei loro figli. Siamo riusciti a instaurare anche un buonissimo rapporto con i genitori, perché noi le ragazze le seguiamo anche da un punto di vista scolastico, se non funziona una scuola non possono funzionare in palestra. Con i genitori c'è abbastanza un accordo su questo, facciamo delle riunioni e questo forse ci aiuta anche a far vedere che ci interessiamo delle ragazzine.